Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Sabato 2 luglio a Rivarolo Canavese ci sarà un bellissimo evento intitolato Notte di Suoni e Sapori, Notte dei Saldi, organizzato dalla Proloco di Rivarolo e ne parliamo proprio con la Proloco, o meglio con il suo presidente Claudio Vota. Benvenuto. Grazie per l'invito, sono felice e onorato di poterne parlare, soprattutto per il fatto che torniamo a organizzare un evento Infatti. grosso dopo 2 anni di clausura, diciamo così, e iniziamo subito, mi auguro bene. Difatti, dopo 2 anni di fermo è un evento grosso davvero perché comunque interessa tutta la città. Sì, verrà chiusa praticamente tutto il centro di Rivarolo, dalla stazione fino all'incrocio di Corso Italia, Corso Indipendenza, dallo spazio elementare, via Ivrea, sarà tutta una grande isola pedonale con delle musiche, con delle attrazioni per grandi piccini, insomma un po' il format che abbiamo pensato nel 2008 quando ci siamo, come dire, lanciati in questa avventura. Com'è nato? Com'è nato? 2008 sono già diversi anni, quindi com'è Sì, nata l'idea? allora è nato da un'idea dell'allora presidente della Proloco, Marina Vittone, che, come dire, ne ha parlato in consiglio direttivo, ha detto: ma quest'anno, se organizzassimo in occasione dell'inizio dei saldi, una mini Proloco in città, come era stato in Torino, dove invitiamo le Proloco a far da mangiare, a proporre i loro piatti tipici, mettiamo qualche gruppo musicale che suona nella città, qualche attrazione per grandi e piccini, chiudiamo le vie del centro e facciamo venire tantissime persone. Così è stato e ha avuto un successo enorme fin dalla prima edizione, e subito noi, come dire, il consiglio direttivo si è buttato a capofitto in questa organizzazione. Siamo rimasti entusiasti sia nell'organizzazione sia nel riscontro che abbiamo avuto fin da subito, chiedendo la collaborazione del comune in primis, chiaramente, che ci ha supportato fin dalla prima edizione, dell'ASCOM e dei commercianti anche che non sono del commercio rivarolese, e si sono dimostrati tutti molto generosi con noi, e quindi abbiamo potuto organizzare bene la manifestazione. E dopo il primo anno, non, come dire, non ci aspettavamo così tanto successo, e anzi ci ha stimolato ancora di più per migliorarla di anno in anno, e quest'anno siamo arrivati alla 12ª edizione organizzata da noi, e per cui ne siamo orgogliosi e fieri. Il format è rimasto quello del 2008, Sì, un po' più in grande, perché abbiamo chiuso di più, infatti. abbiamo chiuso più spazio a Rivarolo e siamo contenti. Certo. Penso che avrà successo come deve Suddiviso a percorsi, nel senso che c'è il percorso gastronomico, il percorso essere, musicale e quello dello shopping. Sì, abbiamo fin dal primo anno dato questa impronta anche, appunto, come dicevo, abbiamo invitato le Proloco, nostre consorelle della provincia di Torino, che fanno piatti di qualità, tipici loro, e dalle prime 4-5 che hanno detto sì nel 2008, siamo arrivati ad oggi ad averne 7, che partecipano, e questo è un po' il percorso del gusto, che viene integrato anche dai ristoratori locali, che anche Certo. loro propongono i loro piatti, giustamente. Certamente. Poi c'è il percorso del divertimento, dove noi invitiamo, per grandi e per piccini, delle attrazioni. Ogni anno c'è qualche tipo di novità, e poi c'è il percorso dello shopping e della musica, dove, se io ho piacere di venire anche solo ad ascoltare qualche gruppo musicale, e quest'anno ce ne saranno 15 disposti in tutta Rivarolo, quindi anche un bel numero, e dei più svariati generi che si Certo. possono pensare. E questa è l'impostazione. Il tutto inizierà verso le 7 di sera, e proseguirà fino a notte Sì. inoltrata, fin quando ci sarà gente in giro, ecco, diciamo Certo. così. Sì, il format è rimasto uguale negli anni, però si è veramente ingrandito, sia come spazio che come numero di proloco, di gruppi Sì, musicali e sì, sì. di Allora, gente. visto che siamo
siamo tornati quest'anno dopo l'ultima edizione, l'abbiamo fatta nel 2018 con questo, uh-huh, con questo format, e devo dire che abbiamo riscontrato subito la grande partecipazione ed entusiasmo da parte dell'amministrazione comunale, che ci ha veramente supportato tanto, e anche molto da parte dell'ASCOM e del commercio locale, che ci ha aiutato molto, perché se organizzi un evento dove hai, come dire, tante spese, ci vogliono anche tante entrate, certo, e quindi quello indubbiamente aiuta. L'entusiasmo che hanno messo i commercianti a supportarci. Sì, dicevi bene, Magda, che abbiamo iniziato chiudendo nella prima edizione del 2008, era chiuso praticamente i controviali di Corso Torino e Corso Indipendenza e via Ivrea e la zona del Centro San Francesco, sì, e in parte anche via Leberone. Poi vabbè, via Farina, via Trieste, poi man mano che sono passati gli anni quest'area pedonale, questa diciamo area festaiola di Rivarolo si è allargata e quest'anno arriva fino alla stazione, come dicevo prima, e fino praticamente il centro è chiuso tutto e sarà una grande isola pedonale con degli intrattenimenti dei bei punti musicali. La particolarità dell'idea che ci è venuta è anche quella di ospitare le Proloco all'interno dei cortili, sì, storici, che normalmente non possono essere visti, e anche qui ringrazio i privati, uh-huh, che ce li mettono a disposizione e ci forniscono la corrente e l'acqua per le Proloco, perché in modo, certo, tale che possono cucinare. E veramente un grazie ai privati proprietari, e quindi oltre a vedere Rivarolo come la vediamo di solito, bella, addobbata e serale, festaiola, si possono scoprire anche magari degli angoli che normalmente venendo a Rivarolo non si vedono, certo, tipo i cortili privati, che sono chiusi, certo, e quindi non si possono vedere. E assaggiare i piatti della Proloco, perché poi ognuno viene con le proprie specialità, esatto, dai primi e secondi, ai secondi, dolci. Ecco, il percorso del gusto, infatti negli anni abbiamo cercato sempre di offrire ogni piatto, ogni Proloco presenta il proprio piatto, e si cerca di come dire, dare la possibilità a tutti di assaggiare diversi piatti, uh-huh, e non avere dei doppioni. Sì. Cioè, facciamo l'esempio di quest'anno, per esempio. Uh-huh. Allora, intanto ci sarà la Proloco di Brandizzo, allora intanto ci saremo noi, che apriremo il percorso del gusto con l'antipasto tipico, uh-huh, canavesano, no? Ecco, il gran misto di antipasto. Poi ci sarà la Proloco di Brandizzo, che fin dalla prima edizione ci ha seguito, ha sempre partecipato, che proporrà il suo fritto misto canavesano. Poi, nello stesso cortile dove ci sarà la Proloco di Brandizzo, ci sarà la Proloco di Strambino con gli agnolotti. Mm-hmm. Un po' in un altro cortile abbiamo invitato, e finalmente, cioè, abbiamo invitato già altri anni, quest'anno ci ha detto di sì, la Proloco di Mastri. Gli altri anni non poteva venire perché finivano la Sagra del Tomino proprio il martedì, la domenica prima della Notte Bianca, e si riposavano giustamente. Certo. Quest'anno, non avendo fatto la Sagra del Tomino, li abbiamo invitati, vengono a Rivarolo a presentare un piatto che è anche tipicamente rivarolese, il Tomino, anche se principalmente la frazione Mastri. Poi ci saranno le costine in girotondo della Proloco di Rivara, che anche quello è una bella cosa da vedere e da mangiare, anche sono gustose, sì, oltre che gustosissime, sono anche belle da vedere come vengono cotte. E poi ritornano le rane fritte, perché da quando la Proloco di Feletto non veniva più da noi, abbiamo trovato quest'anno la Proloco di Torre che fa le rane, e quindi l'abbiamo invitata, e nello stesso cortile dove ci sarà la Proloco di Torre, ci sarà la Proloco di Fiorano che, come dire, cucinerà i tagliarini e i sughi. Quindi diciamo che c'è da sbizzarrirsi un po'. Poi le Proloco, magari ognuna avrà un dolce o
o un simil dolce da proporre poi a corredo del piatto. E quindi venite che vi aspettiamo. Mi è venuta la Come dire, polina. è venuta l'acquolina in bocca, infatti, E infatti. gruppi musicali, anche gruppi musicali di vario genere, per tutti i gusti. Anche i gruppi musicali spaziano dal rock al latinoamericano, alle cover dei Pink Floyd, per esempio. Sì, ce ne sono tanti, ce ne sono 15 quest'anno, punti musicali, quindi sono tanti. Sono d'accompagnamento, sono per ballare, per far compagnia mentre si mangia. Diciamo che abbiamo sempre cercato anche di avere una buona varietà di gruppi e anche quest'anno pensiamo di aver scelto bene, li abbiamo sentiti prima e sicuramente anche quello farà. A corredo della manifestazione sarà un tutt'uno con l'evento pensato nel 2008, che è ancora attuale adesso, ecco. E qualche novità, qualcosa di particolare di questa edizione? Qualcosa di particolare, abbiamo conosciuto un'associazione che promuove la conoscenza dell'handbike. E quest'anno diciamo che questa associazione come Pro Loco è un'associazione di promozione sociale. Quindi ci porteranno, si chiama, intanto lo leggo così non sbaglio, Associazione APS Hop Running ASD. Ci porteranno delle handbike che ci faranno vedere come si sono evolute nel tempo, dalle prime forme a quelle più moderne. Le faranno provare e poi chiederanno come feedback a chi le ha provate, che sensazioni ha provato. E perché loro poi, come dire, si occupano di promuovere la conoscenza, ma anche di vedere come ci si rapporta a dei sistemi di movimento che non sono propriamente comuni, no? Che vengono, come dire, magari li vediamo in giro, però non li abbiamo mai provati, e allora le vogliono far conoscere un po' in quel modo lì. E poi per i bambini. E qui c'è il percorso di divertimento, che però bambini anche grandi, perché sovente capita anche quello. Abbiamo trovato i giochi del cortile, che sono dei giochi ecologici in legno per bambini, e non solo, perché poi alla fine si giocano anche bambini. E ce ne saranno parecchi in Corso Torino, e saranno a disposizione di tanti, poi ci saranno l'esposizione di trattori d'epoca, esposizione di moto d'epoca, intrattenimento. Io so che intrattenimenti con i trampoli, con i giochi che si muoveranno per la città. Insomma, sarà una bella festa che è la realizzazione di un grande lavoro e qui, se posso dire, ringrazio veramente di cuore tutto il consiglio direttivo della Proloco perché, vabbè, senza di loro io non avrei potuto organizzare da solo sicuramente Da questa. solo. E devo dire che abbiamo all'interno del consiglio direttivo abbiamo come dire, un bell'insieme di competenze che ci aiutano nella realizzazione della pubblicità, nella realizzazione dei manifesti, nella distribuzione capillare nelle città qua attorno, nei paesi qua attorno della pubblicità, ma veramente ci stiamo impegnando tutti ed è importante avere, cioè adesso io parlo qua, però alle spalle so che posso contare su un gruppo coeso che ha, come dire, ha accettato con entusiasmo di ritornare ad organizzare questo evento. Quindi veramente lo dico grazie a tutto il consiglio direttivo, a tutti i consiglieri, perché per la mano che mi stanno dando per questa cosa. Perché io faccio bella figura qua, spero di fare bella figura, cioè faccio il possibile per fare bella figura qua, però veramente senza di loro. Sì, un evento di tale portata, se non c'è comunque una squadra unita dietro, è Esatto, è difficile da difficile da fare, molto pensare. difficile da fare. Certo, impegnativo. Impegnativo molto. Bene.
Vogliamo ancora aggiungere qualcosa sull'evento? Qualcosa che abbiamo saltato? Ma sì, ecco, ci saranno. Ah, ecco, non ho detto che magari ci potrebbero essere ancora magari dei flash mob itineranti, così improvvisati. Quindi anche quello fa parte un po' della sorpresa dell'anno, se vogliamo, della novità dell'anno. E poi venite a partecipare sicuramente, perché sarà sicuramente una bella serata, perché è un po' come avere ricostruito una festa all'interno di una cittadina, cioè dove veramente io posso venire e godermi la città e approfittare di tutte le attrazioni che ci sono, degustando dei piatti tipici, sentendo della buona musica, scoprendo degli scorci di Rivarolo che magari per fretta o non ho modo di vedere normalmente. E poi, che dire, grazie a voi che ci date la possibilità di parlarne. Grazie, non mi ricordo se l'ho detto prima, volevo ringraziare ufficialmente anche l'amministrazione comunale e l'ASCOM, perché veramente quest'anno abbiamo trovato come dire, una voglia di riprendere anche da parte loro a rifare manifestazioni, e quindi ci sono stati vicino, ci hanno supportato moralmente, economicamente, ma anche moralmente, dicendoci, spronandoci, oltre a quello che già facciamo da noi stessi, perché quando facciamo qualche manifestazione ci mettiamo sempre, come dire, tutto noi stessi. Poi alla fine sicuramente verrà bene, perché sulla scorta delle passate edizioni, se posso dire ancora un'ultima cosa, avevo preparato solo dei numeri e di queste 12 edizioni, per capire la portata di questo evento, no? per la cittadina di Rivarolo. Anche qui le leggo, perché magari nessun problema. Allora, in queste 12 edizioni abbiamo ospitato 80 proloco. Abbiamo avuto a che fare 1800 volontari, con 1800 volontari. Ecco, qui voglio dire veramente un grazie alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile, all'Associazione Carabinieri di Rivarolo e alle Guardie Forestali. E spero di non aver saltato nessuno, perché so che ci daranno una grossa mano per ciò che riguarda l'ordine pubblico, e chiaramente alle forze dell'ordine, ai carabinieri della nostra stazione, ma quello veramente grazie. Abbiamo avuto una media di turisti oltre i 10.000-15.000 ospiti in quelle serate. Abbiamo ospitato 120 gruppi musicali in queste edizioni. Abbiamo avuto più di 50 attrazioni, insomma. Sì, abbiamo avuto un buon numero di... è già una bella macchina organizzativa, no? Poi chiaramente in 12 edizioni. Che dire altro? Vi aspettiamo. Sicuramente passerete una bella serata a Rivarolo. Quindi sabato 2 luglio, notte di suoni e sapori e notte dei saldi, a Rivarolo Canavese dalle 19. Non mancate.